con Veronica Sguia alla presentazione del suo primo romanzo, Il mio noi, una storia d'amore ma tanto altro questo libro. Buonasera a tutti. Questo è un romanzo in realtà che nasce da un'unione di quelle che sono due anime. La mia anima scientifica, io nella vita faccio il medico, e l'anima letteraria. Ho sempre amato scrivere dai primi anni di vita. Quindi diciamo che in questo anno, che è stato per me un anno molto particolare, difficile, ho intrapreso questo mio nuovo percorso che si è concluso con la realizzazione di uno dei miei grandi sogni. Quanto è grande la soddisfazione di vedere su carta le parole che con tanto sforzo si scrivono? Allora, oltre che vederle su carta, la soddisfazione più grande è vederle apprezzare dalle persone. Dico sempre, quando un libro lo legge un parente, un amico, ovviamente lo legge con emotività, è un po' legato all'affetto, ma quando persone estranee ti fermano per strada o le incontri o ti scrivono che si sono immedesimate con quella che è la storia o comunque che hanno percepito quello che è l'emozione che volevo trasmettere, quella diciamo è la più grande soddisfazione. Scrive da quando è piccola, abbiamo letto, oggi la pubblicazione del primo romanzo, quali altri traguardi come scrittrice si? Allora, spero di continuare perché diciamo che un po' il libro termina un po' in maniera non definita, quindi non lo spoileriamo, ma non è definito il termine. Questo un po' per dare sia un po' di fantasia al lettore, quindi pensare un finale e un po' forse nell'attesa di quello che potrà essere un libro successivo.